Buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Parla è Claudio Simeoni, qui sono insieme a Francesco e sono insieme anche a un ospite a cui lasceremo tutta la trasmissione, che è l'amica Paola del Comitato per il Sì al referendum contro la fecondazione assistita. Per l'abrogazione. Per l'abrogazione. Per l'abrogazione di alcuni articoli della legge 40 sulla fecondazione assistita. Precisione innanzitutto, d'altronde sapete che io non sono. Si è dato una cosa costituzionale, ha bocciato quello integrativo di tutta la legge, perciò. Purtroppo sì, era quello a cui il comitato teneva maggiormente, però la Corte Costituzionale ha ritenuto che una materia che non era assolutamente normata dovesse appunto essere in qualche modo regolamentata anche da una legge così che noi riteniamo del tutto indecente, se mi passate il termine. No, troppo siamo. Anche fondo, troppo buono. In fondo il termine indecente in questa trasmissione può essere un termine molto gentile ed educato. Allora, prima di incominciare la trasmissione, lasciamo il microfono alla Paola e vi ricordo i nostri due appuntamenti. Innanzitutto per il giorno 14 maggio, qui in sala dibattiti Radio Gamma 5, terremo il dibattito del Crogiolo dello Stragone relativo a lo scetticismo. Siamo entrati nel mondo del sistema sociale e ci acquisiamo gli strumenti per affrontare il mondo del sistema sociale, il mondo della società umana. E il dibattito sullo scetticismo, ricordo appuntamento alle 20:30 sabato 14 maggio. E inoltre vi ricordo l'appuntamento del rito per il solstizio d'estate. Il rito del solstizio d'estate si tiene presso il Bosco Sacro di Jesolo e sarà sabato 18 giugno. Mi raccomando, cercate di arrivare un po' presto, così mi date una mano a preparare il rogo, il fuoco. Se tutto va bene, poi vi ricordo che inaugureremo la prima statua dell'altare pagano presso il Bosco Sacro di Jesolo. Bene, io lascio il microfono a Paola, quale ci racconterà un po' di questa legge sulla fecondazione assistita. Sì, innanzitutto volevo dire che il comitato che tu hai citato, di cui faccio parte, che è il comitato per il sì ai referendum, quello di Padova naturalmente in questo caso, ha una mail alla quale eventualmente tutti gli interessati possono scrivere. O per le adesioni, questo è un comitato trasversale che accetta le adesioni di partiti, comitati, associazioni, liberi cittadini. E naturalmente potete contattare, potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica del comitato, eventualmente anche per avere materiale, informazioni, il testo della legge, tutto quello che vi può essere necessario per approfondire la conoscenza su questo referendum. Siccome i militanti della Federazione Pagana faranno qualche centinaio di volantini sparsi un po' ovunque, faranno la loro parte, chiaramente anche la Federazione Pagana partecipa. Ok, allora potete scrivere a referendum per il sì, tutto minuscolo e tutto attaccato, @cglpadova.it. Quindi per adesioni e per informazioni e per recuperare il materiale. Allora, dunque noi naturalmente ci chiamiamo Comitato per il Sì perché invitiamo il 12 e il 13 giugno, non solo tutti a correre alle urne a votare, perché naturalmente quando parliamo di referendum abrogativi il quorum è importante, bisogna raggiungere il 50%, altrimenti il risultato è nullo. A correre a votare e a votare sì all'abrogazione di quattro quesiti. Gli elettori si troveranno di fronte a quattro schede, ognuna delle quali appunto riportante un quesito, che intende abrogare quattro articoli della legge 40 del 2004 che regola appunto le procedure di fecondazione assistita. Allora vediamo questi quattro articoli cosa dicono e poi facciamo una serie di commenti su qual è lo spirito di questa legge e qual è lo spirito che questo Stato vuole praticamente imporre a tutti noi cittadini. Allora, il primo articolo dice che vanno prodotti non più di 3 embrioni per volta, intendo prodotti in vitro dall'unione naturalmente di ovociti e spermatozoi, non più di 3 embrioni per volta e impone l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente.
Inoltre, questo quesito impedisce praticamente di fatto di accedere a queste tecniche alle coppie che non sono sterili ma sono portatrici di gravi patologie genetiche. Allora, cerco di spiegare. Le tecniche che portano al prelievo degli ovociti in una donna sterile o con delle difficoltà a portare avanti una gravidanza sono delle tecniche molto pesanti dal punto di vista medico, prevedono una serie di cure ormonali che danno delle conseguenze abbastanza spiacevoli sulla salute della donna. Sarebbe interessante magari una volta, a me è capitato di sentirlo descrivere sia di persona che in televisione, sentire donne che si sono sottoposte a queste cure. Non sono cose facili, non sono cure a cui una donna si sottopone alla leggera, perché portano appunto delle conseguenze, come dicevo, abbastanza pesanti dal punto di vista della salute. Se attualmente, prima dell'entrata in vigore della legge, era possibile sottoporre una donna una volta solamente a questo tipo di stimolazione ormonale, fare un unico prelievo di ovociti, fecondarli tutti quanti e poi, o parte di questi, e poi impiantarne solo alcuni e gli altri tenerli da parte congelandoli per dei tentativi successivi. Ora la legge 40 dice che si possono produrre solo 3 embrioni per volta, che questi embrioni vanno impiantati tutti in utero e che se il tentativo dovesse fallire e questa donna intendesse comunque ritentare la strada della gravidanza, dovrebbe tutte le volte essere nuovamente sottoposta a questo ciclo di cure ormonali così pesanti. Inoltre, impiantare 3 embrioni alla volta in un utero vuol dire andare incontro ad una gravidanza plurigemellare, rarissima in natura e a rischio sia per la salute della mamma che per la salute dei feti. Quindi questo è un quesito al quale chiediamo di votare sì, perché votando sì noi chiediamo che la salute della donna venga tutelata adeguatamente. Beh, c'è da sottolineare che tra l'altro è obbligatorio l'impianto. È obbligatorio l'impianto di tutti gli embrioni che sono stati prodotti. Una donna, cioè, non è facoltà, eh. Non può più tirarsi indietro, non può più dire per ragioni personali di salute non intendo più procedere all'impianto di questi embrioni. È costretta a procedere indipendentemente dal fatto che, cioè, nella vita di una donna possono capitare tante cose, magari il rapporto che aveva in corso col suo compagno si interrompe, possono intervenire dei problemi di lavoro, di salute. Non può più recedere dalla decisione che aveva preso. Violenza legalizzata. E praticamente è un'intromissione nella libertà di decisione di una persona. Tenendo conto che non c'è neanche l'analisi, non posso fare neanche l'analisi se gli embrioni sono sani o malati. Esatto, questo che dici tu fa riferimento al discorso che facevo di coppie non sterili, ma che magari sono portatrici di gravi patologie genetiche. La legge vieta espressamente che venga fatto uno screening genetico pre-impianto sugli embrioni che sono stati prodotti. Di conseguenza gli embrioni vanno impiantati, introdotti così come stanno, senza poter valutare la salute o meno. Sì, ma è vietato tra l'altro anche ogni forma di analisi. Cioè è vietata, esattamente. Che cosa comporta questo? Comporta che eventualmente la donna o la coppia si trova costretta a procedere ad un aborto terapeutico successivamente, quando il feto ha magari già 3 o 4 mesi e le analisi mediche andassero ad evidenziare delle patologie, delle malformazioni. Ma ci dobbiamo chiedere, è più grave evitare l'impianto di un embrione e magari distruggerlo, o è più grave un aborto
quando un feto ha magari già 3, 4, 5 mesi. Poi col programma di tirare via anche l'aborto, ti puoi immaginare. È chiaro che all'interno di questa filosofia che questa legge vuole portare avanti, c'è probabilmente anche l'intenzione di attaccare la legge sull'aborto. Perché quando si dice, come dice questa legge, che l'embrione ha gli stessi diritti della mamma, gli stessi diritti di una persona, e si vuole tutelare i diritti di questo embrione, è chiaro, evidente a tutti... Non esistono più i diritti delle persone. Che il passaggio successivo è quello di attaccare la legge sull'aborto, perché se ha diritto un embrione appena prodotto, figuriamoci allora un feto di qualche mese... Sì. Il problema è che dare quel diritto significa togliere un altro diritto, cioè diritto delle persone giuridiche, cioè diritto alle donne, e questo è gravissimo. In particolare il diritto delle donne, perché non possiamo mai dimenticare che comunque una gravidanza avviene all'interno del corpo della donna. Certo. E chi se non la donna può decidere? Anche perché la sua salute. Anche perché la sua salute. Esatto. Cosa fare soprattutto della propria salute? È veramente incomprensibile che in uno stato di diritto non si comprenda l'importanza e la valenza fondamentale di permettere alla di consentire alla donna di autodeterminarsi e di fare della sua vita ciò che meglio desidera. Allora, continuo con il terzo quesito, che impedisce la fecondazione eterologa. Ricordo che tutti i paesi europei hanno una legge certamente più avanzata della nostra, e tutte queste leggi consentono la fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa è quella fecondazione che avviene ricorrendo alla donazione di gameti, quindi o di cellule uovo nel caso fosse sterile la donna, o di spermatozoi nel caso fosse sterile l'uomo, di gameti estranei alla coppia, per consentire ad una coppia affetta da sterilità di procreare. Anche questo non è un aspetto secondario. La sterilità è una delle patologie più diffuse nella società attuale ed in continua crescita, probabilmente per ragioni ambientali, probabilmente a causa dello stile di vita particolarmente stressante, o forse perché le coppie adesso decidono di avere figli in età magari non più così giovane. E anche un fattore culturale. Può essere anche, come dici tu, un fattore culturale. Fatto sta che la sterilità è una patologia molto diffusa, e quindi vietare la fecondazione eterologa vuol dire precludere a tantissime coppie la possibilità di poter avere un figlio. L'ultimo quesito, ma non meno importante degli altri, vuole abolire quell'articolo che impedisce che vengano utilizzati gli embrioni per qualche motivo non impiantati, o eventualmente vieta che vengano prodotti degli embrioni per ragioni scientifiche. Allora, vieta di utilizzare questi embrioni per fare studi scientifici sulle cellule staminali, che dovrebbero portare ad ottenere delle cure per malattie, anche questa volta diffusissime, in continuo aumento, come l'Alzheimer, come il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, fino ad arrivare ai tumori. Questa legge impedisce che vengano usati gli embrioni per poter effettuare questo tipo di studi. Anche qua mi fermo solo all'Alzheimer, al Parkinson. Tutti noi conosciamo qualcuno affetto da questo tipo di malattie, che con l'andar del tempo colpiscono sempre di più anche persone giovani, non sono più limitate agli anziani come fino a qualche anno fa. Sono malattie tremendamente invalidanti, per le quali non esiste una cura, e quindi come fa uno Stato moderno, uno degli Stati più industrializzati al mondo, così amiamo definirci spesso quando usciamo sui giornali, a impedire che la scienza faccia il suo corso e cerchi le terapie giuste per affrontare delle malattie tanto gravi e tanto diffuse? Allora, spero di essere stata abbastanza chiara nello spiegare quali sono i quesiti e perché chiediamo di votare sì. A questo va aggiunto però, a parte la semplice spiegazione tecnica
di cosa i quesiti dicono e di quali sono le conseguenze, ma dobbiamo ritornare nuovamente sull'aspetto della morale unica che il legislatore vuole imporre a tutti i cittadini. Allora, la fecondazione assistita è un tema di carattere laico, una battaglia laica che possiamo per esempio accodare alla battaglia che fu fatta sul divorzio, alla battaglia che fu fatta per l'aborto, e quindi sono temi trasversali che non hanno nulla a che fare con le opinioni politiche di ciascuno di noi e che riguardano solamente la nostra libertà personale. Allora, c'è qualcuno che la pensa diversamente da noi e che vuole impedire a tutti gli altri cittadini di comportarsi come loro ritengono moralmente più adatto comportarsi. Tutti gli ascoltatori di questa radio conoscono sia Ruini che Ratzinger. Tanto per fare due nomi a caso. Cioè, non dico Paola, ti sto ascoltando con attenzione. Sì, niente, non credo che ci sia molto altro da aggiungere. Bisognerebbe che in questo Stato che si definisce laico, ma non lo è per niente, perché come dici tu, muore il Papa e c'è un mese di lutto assoluto, non trovi uno spettacolo guardabile in televisione, vengono annullati i concerti, vengono annullate le manifestazioni pubbliche. Un sindaco si permette di dire alla nostra astrofisica che l'Italia non è più un paese laico? Cioè, ci sono state delle scuole dove le lezioni sono state interrotte per trasmettere il funerale del Papa. E comunque, insomma, indipendentemente da questo fatto, che è stato il fatto più eclatante che ha dimostrato a tutti noi come questo Stato non sia laico per nulla, ogni volta che le donne o i cittadini in senso generale fanno delle battaglie per difendere i propri diritti, per le proprie libertà personali, c'è qualche esponente di spicco della Chiesa Cattolica che interviene, sì, non si sa a quale titolo, per dire ciò che sarebbe o non sarebbe giusto a suo modo di vedere. Posso dare un piccolo esempio di a che punto arriva l'intromissione cattolica vaticana nella politica italiana? Io parlo da fatto di attualità. Ci furono delle polemiche in Iraq per quanto riguardava i militari italiani che non avevano la protezione aerea degli elicotteri da combattimento. Si dice che non furono mandati per motivi di spesa. Proprio questo mese su una rivista militare esce un articolo, ce l'ho qua l'articolo, è firmato da Andrea Nativi, è stato ospite di molte televisioni. E lui, parlando della situazione dei finanziamenti dell'esercito, dice, parlando di un fatto particolare, dice, allora, parlando del Darfur, stessa cosa accadrà per diverse delle missioni dei Balcani. Ciliegina sulla torta, l'ordine di mandare qualcuno nel Darfur, 220 soldati, almeno quest'ultimo impegno, Vaticano permettendo, ce lo potevamo risparmiare, no? Cioè, addirittura nella politica militare di mandare i militari all'estero, interviene nell'invio delle truppe il Vaticano. Questo lo dice la rivista italiana di difesa, maggio 2005. Cioè, sì. L'esercito viene mosso dal Stato italiano su ordine del Vaticano. Dice, se il Vaticano ce lo permetteva, potevamo anche non mandare quei 220 soldati in Darfur. Ma sai, bene o male, sono d'accordo con i musulmani quando si tratta di diritti civili, italiani diritti civili, no? Allora si trovano d'accordo. E sono in guerra con i musulmani quando devono contendersi le pecore del gregge. Questo è. Sì, ma l'esercito italiano che si muove su ordine del Vaticano, penso. Ai missionari da proteggere, scusa, vuoi pure, no? Che poi Zapatero ha già dimostrato che la Chiesa Cattolica non è in grado di muovere voti, perché questo è l'allucinante. Molti partiti contano sui voti della Chiesa Cattolica. Assolutamente. In realtà la Chiesa Cattolica non è in grado di muovere voti. E questo posso a questo proposito dire una cosa che riguarda proprio questo referendum. Un anno fa, in piena campagna elettorale qui per le amministrative di Padova, stavamo raccogliendo le firme appunto per poter ottenere il referendum su questa legge. Praticamente la maggior parte dei partiti, quindi parlo di destra ma anche di sinistra, non ha voluto fare dichiarazioni pubbliche su questo referendum perché temeva di perdere i voti dei cattolici. Quindi tutti gli esponenti dicevano, ne parliamo dopo il 30 giugno, ne parliamo... Sì, ma infatti, Invece io penso che le persone laiche, veramente, magari anche cattoliche, ma che vedono le cose dello Stato in modo laico come devono essere,
Io penso che aspettassero invece una parola di indirizzo da parte dei partiti. A volte vai alla ricerca proprio di queste prese di posizione per capire tra le varie possibilità di scelta quale può essere. Ma guarda che noi veramente assistiamo a dei comportamenti che sono allucinanti, cioè da un lato c'è la gente, c'è le persone che hanno bisogno di libertà, bisogno di respirare, no? E hanno coscienza che li stanno tagliando da tutte le parti, magari non si leggono il testo di legge, però hanno consapevolezza che li stanno fregando da tutte le parti. E dall'altra parte abbiamo invece dei politici che non hanno il polso della situazione, cioè non hanno il respiro della gente e pensano che le gerarchie possono muovere persone, ma in realtà non, il 68 ha spazzato via anche questo, cioè praticamente la gerarchia muove persone soltanto quando la gerarchia è in sintonia con le persone. Ma lo stesso, io ho qui anche i dati delle varie statistiche, i cattolici non hanno più gente che va a messa, hanno il 22% della popolazione solo che va a messa. Di integralisti che possono seguire l'indicazione del vescovo, e siano un 6, un 7%, 8% della popolazione. Io credo che spesso ai politici manca il contatto diretto con la gente, quindi non sanno esattamente la gente com'è e cosa pensa. Poi posso dire, qui ci sono alcune statistiche che riguardano le intenzioni di voto sul referendum. Si trovano cattolici che sono assolutamente favorevoli ad abrogare questi articoli, c'è gente di destra che è favorevole, gente di sinistra che è contraria, cioè la politica e la religione non hanno alcuna valenza su questi tipi di scelte. Infatti, è vero. Cioè la gente veramente ha una propria coscienza e si esprime a seconda di questa. Beh, se non ricordiamo i risultati del referendum sul divorzio, furono eclatanti. E quello sull'aborto? Cioè, sì, beh, a parte quelli dell'aborto, ma quello sul divorzio negli primi anni 70 stupirono. Perché in realtà la Chiesa Cattolica contro gli dava praticamente alla pari. Anche perché allora la campagna fu molto feroce contro il no all'abrogazione. Esatto. Io ero molto piccola, facevo le elementari, però ricordo chiaramente delle compagne di banco che mi dicevano, quindi ragazzine della mia età, bambine delle elementari, indottrinate dai genitori, che mi dicevano: guarda che se non viene abolita la legge i tuoi genitori si separeranno, ti abbandoneranno. I miei genitori sono ancora insieme, grazie a Dio, nonostante la legge sul divorzio. Cioè, bisognerebbe che cominciasse finalmente a passare la consapevolezza che la vera democrazia è avere le proprie idee e tenersele, ma non imporle agli altri. Io sono qui a parlare di questi referendum. Sono mamma di due bambine, sono molto fortunata ad avere avuto queste bambine senza normalmente, insomma, senza particolari difficoltà. Probabilmente se non avessi avuto la fortuna di averle, non mi sarei forse accanita, perché sono una persona che ha tantissimi interessi e forse sarei riuscita a riempire la mia vita in un altro modo, ma non vedo perché devo imporre agli altri quello che è il mio punto di vista. Lo dico anche sull'aborto: probabilmente troverai il coraggio di abortire solamente di fronte ad una grave malattia del bambino. Non penso che lo farei per difficoltà. Beh, sull'aborto c'è il caso eclatante di recente, quello di Milano, di quella madre che si è rifiutata di accompagnare la figlia con un feto malforme. Esatto, quella è stata veramente una cosa clamorosa. Una madre che vorrebbe, che ha tentato fino all'ultimo di impedire ad una figlia minorenne, quindi priva della maturità necessaria per affrontare un dramma del genere, che è già difficile da affrontare anche da parte di una donna adulta e matura, voleva impedirle di abortire. E quasi quasi c'è pure riuscita, insomma, perché alla fine sono stati i medici che hanno dovuto imporsi praticamente, prendere la decisione, perché lo stesso magistrato ha detto: ma insomma, preferisco non pronunciare. La cosa peggiore è stato il magistrato, che addirittura ha detto che su certe leggi i magistrati dovrebbero avere il diritto di obiezione di coscienza, addirittura, cioè rendi conto a che livello siamo arrivati di integralismo. Certo. Bene, diamo via le telefonate o no?
Devi ancora dire qualcosa? No, no, parla del comitato. Io penso che intanto possiamo dare il via alle telefonate. Del comitato posso dire che sono presenti numerosi banchetti in questi giorni, sia nel centro di Padova che nei comuni limitrofi, anche qui per avere... Hai notizie di Treviso, di Venezia, allora, di Rovigo, di Vicenza? No, se devo dire la verità no, perché noi lavoriamo su Padova e non so adesso, però ritengo sicuramente che anche lì ci si stia muovendo nella stessa maniera, banchetti con distribuzione di materiale informativo come facciamo noi. C'è tantissima gente che si avvicina proprio per chiedere di che cosa si tratta, perché è anche materia abbastanza difficile da comprendere. Molti cittadini non sanno nemmeno che il 12 e 13 giugno si vota, quindi invito tutti voi che state ascoltando a mettere al corrente i vostri conoscenti della data del referendum e invitare tutti ad andare a votare. E quindi i banchetti, anche qui per avere un calendario preciso e magari anche per dare una mano e per collaborare alla distribuzione del materiale, c'è l'indirizzo di posta elettronica. Ci tengo di nuovo a ribadire, perché noi come comitato ci teniamo tantissimo e molti cittadini anche qua ce lo chiedono, siamo trasversali. È chiaro, siamo persone spesso appartenenti a movimenti politici, ma non siamo connotati in questo comitato. A noi interessa fare campagna informativa. Quindi in questa fase lavoriamo tutti insieme, al di là di quelle che possono essere le differenze politiche. È il risultato che ci interessa, è fare una seria informazione su quella che è questa legge, che chiaramente è molto conosciuta da chi ha avuto il problema, dalle donne che hanno dovuto affrontare questa tipologia di problema, molto meno dagli altri. Quello che forse abbiamo dimenticato di dire prima è che da quando è in vigore questa legge, quindi da circa un anno, moltissimi centri che si occupavano di fecondazione assistita in Italia hanno praticamente chiuso i battenti. E moltissime coppie italiane si sono rivolte soprattutto alla Spagna, quindi si sono dovute recare in Spagna per poter accedere a queste tecniche. Anche qui, naturalmente, il solito moralismo corrente fa sì che chi ha i soldi, le possibilità economiche, possa fare il viaggio in Spagna, più di un giro, perché chiaramente abbiamo visto che è molto complicato anche con queste tecniche rimanere incinta. Quindi chi ha i soldi può farlo, come al solito, come all'epoca dell'aborto, quando non avevamo la legge, e chi non ha le possibilità economiche deve rinunciare, arrangiarsi. Quindi questi sono i risultati di questo tipo di moralismo, che chi ha i soldi comunque fa quello che vuole, e chi non ha le possibilità economiche è costretto a rinunciare. Sì, la cosa appunto da ribadire importante è il fatto che qua si vanno proprio a colpire l'individuo nel singolo, cioè sono scelte di coppia in cui lo Stato non dovrebbe neanche entrare. Perché... Esatto, la scelta di avere o meno un figlio e di quanto insistere per realizzare questo legittimo desiderio, perché non possiamo dimenticare che per la maggior parte delle coppie, io non voglio dire per tutti, ma per moltissime coppie, l'avere un figlio è il coronamento di un progetto, è un'esposizione verso il futuro, cioè l'idea di avere qualcosa al di là di se stessi e di trasmettere qualcosa non solamente in termini tangibili, ma anche... è la biologia che c'è dentro di noi, questo non lo possiamo negare. Fa parte della vita. È il richiamo di Era, di Giunone. Insomma, non possiamo impedire a coppie che desiderano legittimamente di avere dei figli, non glielo possiamo impedire per legge. Cioè, non... facciamo una discriminazione legata poi a delle patologie. Sì. È come se dicessimo che una persona, che so, malata di bronchite non può lavorare. Sì. Cioè, sono delle discriminazioni basate sul proprio livello di salute, quindi sul presentare o meno delle patologie, che non sono assolutamente... Ma anche si basa sui desideri, soprattutto, sai, l'articolo numero uno che imponeva l'obbligo, quella è una violenza che può essere applicata in tutti quanti i campi. Una volta che quel principio passa, può essere certo, ricordo a tutti i radioascoltatori che seguono la nostra trasmissione, ormai lo sanno. Ricordate che quando c'è una discriminazione per qualcuno e questa discriminazione passa per legge,
non è mica detto che non tocchi a noi, eh. Magari noi diciamo, vabbè, quello è un idiota, cosa volete fare, un emarginato, non ha importanza, ma non è mica detto che domani quella legge non si ritorca contro di noi. Hai fatto benissimo. La libertà vale per tutti, se non c'è libertà, ricordate, la libertà non c'è per nessuno. Hai fatto benissimo a dire questa cosa, perché l'opportunismo generale spesso porta a dire, beh, ma chi se ne importa, insomma, è un problema che non mi riguarda, ma quando passa questo principio, il principio è certo. Estensibile ad altre situazioni. Noi sappiamo che se dovesse passare un principio per cui la polizia può bastonare l'assassino, domani può bastonare anche chiunque. Quello che ha rubato le caramelle. Esatto, cioè è il principio in sé che non deve passare, cioè certe cose non devono assolutamente passare. Se noi vogliamo costruire una società che sia utile per i nostri figli, chiaramente la libertà non ce la possiamo mangiare, però ricordatevi, la possiamo sempre lasciare in eredità. E lasciare in eredità ai propri figli un campo di sterminio, un campo di morte, credo sia un po' squallido. Cioè, prendiamoci la responsabilità di questo presente, perché dopo lo lasciamo, dopo moriamo, per fortuna nostra, però gli altri si fanno carico delle cazzate che noi abbiamo fatto. Cioè, non è che non lasciamo niente solo perché dopo noi moriamo, eh. Sì, ma sai, quello che è impressionante è il principio, cioè che se una donna non vuole l'impianto, la legge obbliga l'impianto. In effetti questo è uno degli aspetti più inquietanti, cioè solo per... Cioè, praticamente non puoi ritornare sulle decisioni prese, per nessun motivo. Hai deciso di intraprendere questo percorso e qualunque sia stato il cambiamento avvenuto nella tua vita, tu non puoi più tornare indietro. Sì, è il concetto del nostro amico Torquemada, no? Hai peccato, io ti infilo ferri roventi, ti infilo ferri roventi e ormai puoi più tornare indietro. Mi sono anche dimenticata di dire che poi per i bambini nati con queste tecniche esiste un registro, esiste perché la legge è in vigore, un registro, cioè questi bambini andranno registrati, schedati in un elenco particolare. La legge giustifica questa cosa con delle necessità di carattere medico, sanitario, verranno schedati in dei registri come delle persone. Io suggerirei di marchiarli magari con un numero a fuoco su un braccio. Ecco, non è molto, forse... voglio dire, marchiare sarebbe più traumatico, però il concetto non è molto. Sì, beh, non c'è nessuna differenza, cioè, anche perché tieni conto quindi che quindi un genitore non ha neanche la libertà di decidere se comunicare o meno al figlio, magari anche valutando la personalità di questa persona in crescita, di valutare se è il caso o meno di metterlo al corrente, perché il bambino è schedato. Sì. E quindi in ogni modo bene, facciamo una bella fetta di nuovi emarginati, di nuovi tra virgolette ebrei all'interno del nostro paese. Dopo un giorno acceremo campi di sterminio, così li ammazzeremo tutti. È bellissima la cosa, sì, molto fatti... solleticante. Fioi, mi raccomando, il peggio che è già legge. Sì, è legge da un anno. Cioè. Vediamo un attimino, forse tutti quanti a casa c'hanno una stampante, forse vale la pena di fare qualche decina di volantini e cominciare a metterli in giro, eh. Tanto una cosa volete che sia, abbiamo tutti stampanti, possiamo stamparli. Sì, ricordo che ci fu un medico che del comitato bioetico che si dimise perché disse con questa legge io non posso violentare i miei pazienti, si dimise dal comitato, cioè proprio perché disse da come medico la trovo veramente assurda, eppure i componenti religiosi cattolici trovarono naturalizzati, anzi diciamo che l'hanno dichiarato che la legge è il minimo, si potrebbe avere anche molto di più. Possiamo immaginare cosa significa avere di più, cioè nel senso che i cattolici che hanno sostenuto la legge hanno sempre detto che non è una legge violentante, è il minimo che li possa accontentare. Abbiamo detto che probabilmente è il primo passo per un percorso che deve portare da qualche altra parte, perché ribadisco, il concetto è il diritto dell'embrione pari al diritto della madre. La cosa è grave anche perché questo è in contrasto con la Costituzione europea che il Parlamento ha appena votato, appena approvato, per cui siamo alla sua soglia del ridicolo. Comunque mi sembra che Zapatero in Spagna abbia dimostrato che la Chiesa non ha nessun controllo sulle persone. Ma questa legge ha anche degli aspetti incostituzionali, soprattutto nel merito dei diritti dell'embrione, perché nella nostra fatta la legge sull'aborto venne messo ben in chiaro che i diritti della madre, il diritto alla salute, il diritto alla scelta della madre
erano sovrani sul diritto dell'embrione o del feto. Io non voglio fare dei discorsi che possano risultare sgradevoli, però teniamo conto che se un embrione è vita, ma se non è impiantato nell'utero della madre, esatto, cioè questa vita non c'è. Non esisterà mai. Cioè, come possiamo paragonarlo ad una persona quando non ha una vita autonoma? Una coscienza, non ha niente, non è capace. I manifestatori sanno benissimo che una persona è un crogiolo di vite. Per esempio, ogni nostra cellula ha una vita a sé. Allora, è una persona. È questo punto, no? Dovremmo giuridicamente conservare ogni cellula. Francesco, no, infatti penso che già questo dia la dimensione della gravità di questa legge, proprio perché se pensiamo anche che politici che hanno potere hanno dovuto inchinarsi alla dichiarazione della Chiesa che pretende questa legge, un Giulio Andreotti che dice che Ruini sbaglia, lui andrà a votare e poi dopo 15 giorni dice ho cambiato idea, mi inchino alla volontà della Chiesa, provate a pensare se lo fa un Andreotti che è un uomo che ha un certo potere, una certa storia, con questo principio altre persone in che condizioni si troveranno? Andreotti è andato in prescrizione la sua partecipazione mafiosa. Voi che scommettiamo cosa c'è negli archivi della Chiesa Cattolica su Andreotti per ricattarlo? Potremmo aggiungere un altro spunto a questa discussione sull'atteggiamento che la Chiesa ha in merito a determinati argomenti. Prendiamo il discorso riguardante l'espianto degli organi, sì, per esempio. La Chiesa ha accettato immediatamente e senza alcun tipo di dibattito che il concetto millenario e naturalistico, sì, che la morte è legata alla cessazione del battito cardiaco, venisse trasformato in un determinato percorso dell'elettroencefalogramma. Sì. La Chiesa, quando i medici hanno detto che possiamo valutare la morte dopo 6 ore con un determinato tipo di tracciato di elettroencefalogramma, ha accettato supinamente, immediatamente, senza discussione, questo concetto, che, se permettete, io sono una biologa e quindi mi pongo questo genere di problemi, può essere vera per le conoscenze mediche che abbiamo attualmente, ma tra 30 anni, esatto, potrebbe anche essere completamente stravolto. Allora, su questo non ha avuto nulla da dire, però vuole assolutamente incancrenirsi sul discorso della tipologia di vita che è propria o meno di un embrione. Quando, ripeto, un uomo in coma profondo irreversibile che ha comunque un battito cardiaco, a me lascia un attimo, cioè mi fa pensare, un embrione che non è assolutamente in grado di condurre una vita autonoma, mi sembra una cosa diversa. Con questo non voglio mettere in discussione la legge sui trapianti, voglio solamente fare un esempio di come la Chiesa si sia posta molto diversamente su due temi. Certo. Ma guarda che dal punto di vista della Chiesa sono assolutamente logici, perché mentre quello che si ferma il cuore ormai è stato battezzato, è stato mentalmente condizionato, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, gli hanno già messo in ginocchio, gli hanno fatto quello che, del padre, ne hanno fatto quello che volevano, e ormai non gli serve più. Una vita migliore di quella che ho avuto sulla terra. Invece gli embrioni o i bambini o i feti sono dei future bestie del suo gregge, a lei gli basta battezzarli, che poi li faccia vivere nella merda come sta facendo in Africa, cioè che ha distrutto tutte le condizioni di vita delle persone, sì, e ha saccheggiato. Per lei va benissimo. Vogliamo questo. Vogliamo dire che la Chiesa non dice nulla o molto poco in merito a gravissimi problemi sociali, ma come la povertà, come l'immigrazione, come la... I poveri sono uno strumento di peso, uno strumento di manovra all'interno di ogni sistema sociale. I poveri possono essere portati a disperazione e possono essere usati. Gli ultimi saranno i primi, questa è la constatazione che ci viene, dice soffrite in vita, che però chi lo sa, se ce ne sarà un'altra. L'importante è avere massa di manovra all'interno di vari sistemi. Basta pensare, esempio, anche sulla, esempio, tanto per dire, anche sul uso del preservativo, le posizioni della Chiesa come sono. Anche questo è un tema veramente scabroso. Come è possibile, con la situazione drammatica dell'Africa, dove c'è una decimazione delle giovani generazioni, perché noi viviamo in Europa il problema dell'AIDS, ma non abbiamo idea di quello che è in Africa. In Africa la stragrande maggioranza della popolazione giovane è portatrice o malata,
E ancora la Chiesa si oppone all'utilizzo del preservativo. Ma ci rendiamo conto? Ha bisogno di bestiame. Bisogno di bestiame per massa di manovra all'interno dei sistemi sociali. Massa di manovra che significa imporre la sottomissione, imporre il crocifisso e imporre alle persone di accettare il suo modo di vedere la vita. È per fortuna poi in realtà, come si diceva prima, anche tra la maggior parte dei cattolici c'è cioè la consapevolezza di prendere dalla Chiesa il meglio e su altre cose decidere secondo la propria coscienza. Anche nel cattolico ogni tanto emerge l'uomo, e l'uomo ha bisogno di vivere, non di espandersi. Non tutti sono masochisti. Se, non arrivano a quel punto almeno, o comunque hanno costruito un'idea cattolica, un'idea di religione che è loro, cioè che non appartiene ai testi, è una cosa loro. Per cui quando vai a dirgli ai cattolici, guarda che il tuo Gesù dice di sgozzare, di scannare le persone che non si mettono in ginocchio, loro restano esterrefatti. Non l'hanno mai letto quel pezzo, hanno letto le prime parti, ma quei pezzi non li hanno mai letti. Guarda che è così, quando la Chiesa cattolica fa scannare gli altri, lo fa perché glielo ordina, lo ordina i loro testi, sai, ma loro non l'hanno letto. Questa è una cosa abbastanza diffusa, i cattolici non hanno letto i comunisti, arrivavano con le Bibbie, arrivavano qui con le loro Bibbie dicendomi: Dove Gesù si fa il bambino? Dove? Figlio mio, io resta col bambinetto nudo. Scusami, guarda che è scritto qua. Ah, non l'ho mai letto. Dove mi dice che Gesù dice di scannare che non si mette in ginocchio? Figlio, se è scritto qua, ostia, non l'avevo mai visto. Era impressionante, impressionante. Vi stiamo via le telefonate. Va bene, se volete interloquire, c'è una cuffia per sì, è già pronta, 049 700 700 e 049 700 838. Diamo via subito alle telefonate, anche se non è nel mio costume far partire le telefonate così presto, così intanto. Sono sacri. Pronto? Oh, benissimo. Pronto? Oh, buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo. Sì? Sono da Trento. Volevo dirvi, ma non è meno egoistico invece che stare lì a fare 3.000, lascia la radio, a fare 3.000 impianti e prove, adottare i bambini che poveracci ne hanno più bisogno? Scelte delle persone, le persone fanno le loro scelte. Posso darti una risposta tecnica? Scelte, però è egoistico, perché se io voglio dire un figlio, vado a prenderne uno dove vabbè, penso all'Africa, che muoiono di fame, che li scurano. E me lo porto a casa invece. Sì, posso darti una risposta tecnica. Allora, i cattolici da molti anni si stanno battendo in Italia per impedire che le madri dichiarino i figli stati d'abbandono, perché il requisito di legge per impedire che le madri, i genitori dichiarino il figlio stato d'abbandono, perché il requisito di legge per adottarli è che il bambino sia stato d'abbandono. Se non vengono in stato d'abbandono non sono adottabili, di conseguenza si comincia con le adozioni internazionali, che è l'unica struttura che può garantire l'importazione dei bambini. Tenendo conto che poi i bambini non adottati in Italia devono stare da qualche parte, e le strutture che li conservano sono una parte religiose. E vengono finanziate. E qualcuno deve pagarle anche. E per cui non vanno. Sì, beh, comunque ci sono anche delle coppie che non se la sentono di intraprendere questo percorso. Esatto. Cioè, prendersi la responsabilità di assumere come figli dei bambini che magari hanno anche un passato molto burrascoso, sofferto, certo. Non è una scelta a cui possiamo costringere tutti, è una scelta di grandissima generosità. Non credo che tutti siano comunque noi però ci sono delle coppie veramente brave che l'hanno sempre fatto. Abbiamo sempre rifiutato di dire alle persone cosa devono o non devono fare, nel senso che le persone fanno ciò che si sentono e ciò che ritengono utile di fare per se stesse. Per cui dire che quello è un atto di egoismo non è un atto di egoismo, assolutamente non fa parte no. del nostro modo di vedere la vita. Pronto? Gianpaolo. Ciao Gianpaolo. Ciao Claudio, Francesco, buongiorno alla dottoressa. Buongiorno. Mi piaceva prima quando parlava in maniera tale che io ho interpretato la processualità del divenire, quindi a un certo punto dogmatizzare su quello che sarà, quello che è stato. Vivo l'attimo presente e processualmente la scienza va avanti proprio con la modestia della processualità,
non del dogmatismo. E per quanto riguarda il resto, penso che la religione viva proprio di bugia. Tutta la religione è basata sulla bugia, la metafisica in genere direi, perché l'animale è perfetto. Che abbiamo intorno a noi altri, ecco l'istinto, per esempio io amo tremendamente l'istinto e penso che anche la scienza parli dell'istinto e faccia delle ricerche sull'istinto dell'animale. Ma il tuo istinto dice alle persone di andare a votare? Io sono lupo in questo senso. Vabbè, ma il lupo quando si prende le responsabilità se le prende, non si tira mica indietro. Le prendo le responsabilità, è come. ma quelli che mi dicono, io amo quel detto, né guidare né essere guidati. Vabbè. Quindi lascio libero sfogo a quello che uno spontaneamente ti dà. Io l'amore non lo obbligo. Se è spontaneo è amore, altrimenti obbligare una persona a fare quello che io voglio, cosa, non so cosa guadagno, non so, non riesco a concepire queste cose. Ok, perfetto. Ciao. Grazie Gianpaolo. Ciao. Beh, c'è poco da aggiungere, insomma, l'importante è essere sempre responsabili per le cose che succedono. Pronto? L'importante è appunto che... Ciao. Buongiorno. Oh, un secondo solo. Veloce, Alessandro. Siamo impegnati oggi, dai. Anche la domanda di votare, perché posso rispondere anche qui. Noi altri votiamo, no? Perché vogliamo votare. Abbiamo l'istinto di fare contraddizione per fermare... Benissimo, chiarissimo Alessandro, grazie. Chiarissimo, sappiamo che devi andare a votare giugno. Bene, grazie Alessandro, ciao. Bom, ecco. Allora, abbiamo sentito anche Alessandro, pronto? Buongiorno Marco. Ciao Marco. E un paio di domande anche alla vostra ospite, no? La quale ringrazio che così intanto non andate a casa comodi senza doversi leggere tutte queste... varie normative da legge e arriviamo a conoscenza e l'informazione è importantissima. Però qualche piccolo tra virgolette dubbio, premetto che mi andrò a votare, voterò per il sì, soprattutto non quando, per quanto riguarda l'aspetto della fecondazione, ma perché non vorrei assolutamente che certi impedimenti andassero a discapito di una ricerca seria, di una ricerca scientifica seria, perché tutto quello che si può fare per migliorare, visto che insomma sembra che possa anche aiutare, anche se ho sentito trasmissioni di preti dire che assolutamente la scienza sta negando qualsiasi possibilità terapeutica della... Sì, vabbè, ma a volte porto anche una trasmissione di Radio Maria in cui si diceva che i gay andavano curati, Sì. No, ma ecco, volevo sapere anche dal punto di vista scientifico se ci saranno veramente queste possibilità curative. Quindi io vorrei tanto che la scienza, quella onesta, e la ricerca, soprattutto se è finalizzata veramente... andare incontro a certe problematiche della vita umana, sia lasciata più libera possibile, anzi dovrebbe essere incoraggiata. Però faccio una domanda, faccio un passo indietro. Nel caso di un bambino che nasca con la fecondazione assistita, se questo bambino un domani adulto, naturalmente saprà chi è sua madre, ma se pretendesse anche di sapere chi è suo padre, lei se l'è mai posto questo problema? Guarda che... Ok. Sì, è una domanda legittima. Poi l'altra è che, visto che ha parlato e ha detto quello che pensa lei dell'embrione, io penso che la difficoltà più grande che ha la Chiesa, che dal punto di vista, secondo me, teologica, la problematica, è che quando c'è un ovocita e uno spermatozoo che si uniscono, da quel momento, secondo la scienza, la scienza teologica, la scienza religiosa, in quel momento c'è un essere perché c'è un'anima. Dio in quel momento effonderebbe l'anima. Ma guarda che anche la Chiesa, a proposito dei tempi dell'anima, ne ha detti tutti. Ecco, buon, perfetto. Ecco, volevo sapere se si può andare incontro a questa ideologia. Ok, adesso ti faccio rispondere per radio. Allora, riguardo alla volontà di conoscere o meno il padre, secondo me stiamo facendo un po' di confusione. Tra quelli che sono magari figli abbandonati da genitori e poi adottati da altre coppie, che un padre precedente o una madre precedente effettivamente... La madre biologica c'è. Ecco, esatto. Rispetto a questi figli che in realtà vengono voluti e concepiti, da un padre e una madre. Da un padre e una madre non c'è, a mio parere,
un altro padre. No, secondo me sta facendo un po' di confusione, sì, come esatto. se una donna da sola volesse avere dei figli senza sapere chi è il padre. Esatto. È una confusione questa. Esatto, secondo me i termini sono un pochino differenti. Se comprendo, capisco la situazione di persone che effettivamente hanno dei trascorsi familiari molto complicati e magari hanno la necessità di conoscere persone che di fatto li avevano, come posso dire, magari voluti e poi abbandonati o comunque concepiti e poi non accettati, con un seme che viene donato ad un padre che consapevolmente vuole questo figlio e lo cresce fin dal primo momento. Quello è il padre, non ne vedo... Sì, no, ma non è un certo problema per probabilmente per c'è qualcuno questo. Che ha idea che questa legge serva alle donne per avere figli senza che conoscano il padre, cioè senza avere padre. Beh, sarebbe... no, perché la legge poi tra le altre parli cose dice, e questo non è un articolo di cui si richiede l'abrogazione, che a queste tecniche possono accedere coppie di sesso, quindi un maschio e una femmina sposate, maggiorenni o conviventi da un periodo congruo. E di questo non si chiede l'abrogazione. E di questo non si chiede l'abrogazione. Sulla questione quando nasce, quando c'è o quando non c'è la vita, è chiaro che qui possiamo discutere non so per quanto, possiamo parlare con scienziati che danno ognuno un'opinione diversa, però... certamente per parlare di una vita con delle sensazioni perlomeno bisogna che ci sia almeno un abbozzo di sistema nervoso e questo nelle primissime fasi della fecondazione assolutamente non c'è. Ma io continuo a ribadire, ma come possiamo dire che l'embrione è una persona se non è in grado di vivere? Non confondiamo la persona sociale, cioè esatto. l'individuo giuridico, con i canoni della se vita. Se parliamo di è chiaro vita, che come i canoni della vita sono particolari. Noi siamo una colonia di mitocondri, no? Cioè di batteri modificati. Per cui se ogni battero modificato esatto. ha un certificato, io non voto più per una persona sola, ma voto per esatto. tutti i miei batteri modificati sì. che fanno me. Siamo l'insieme di miliardi di cellule eucariote che sono probabilmente il frutto di una fusione tra certo. cellule procariote. Quindi sì, sì se vogliamo andare là non la finiamo più. Cioè, se parliamo di termini religiosi, allora affrontiamo davvero dal punto di vista religioso, ma allora... non c'entra niente Paolo del comitato, ce la vediamo noi con i cattolici. Allora, sì, ma la nostra cultura è la cattolici, qui ci scontriamo noi, ma quello è un altro discorso. Posso aggiungere un'altra cosa sì. magari può anche servire per chiarire le idee? Allora, parliamo di fecondazione avvenuta naturalmente, cioè un rapporto tra un uomo... Un attimo per i telefoni, un attimo. Un rapporto tra un uomo e una donna, una fecondazione intrauterina, un ovocito che si fonde con uno spermatozoo e comincia il suo percorso lungo la tuba di Falloppio per andare ad impiantarsi nell'utero. Allora, la gran parte di questi embrioni vengono eliminati certo. naturalmente. Sì. Pochissimi fra quelli che veramente si formano all'interno dell'utero si impiantano esatto. e procedono fino al nono mese, perché molti hanno dei problemi di carattere genetico e la natura li elimina spontaneamente. Non solo, ma allora, l'ovulo sceglie anche quello che... con cui accoppiarsi o no? Pare addirittura che certi casi di sterilità all'interno di una determinata coppia e che magari poi scompaiono quando i partner esatto. si separano siano proprio dovuti ad un'incompatibilità di tipo immunitario tra cellule e uova. Esatto. Quindi stiamo attenti insomma a voler attaccarci eccessivamente a questi concetti, perché la natura stessa ci dà delle possibilità per capire che forse stiamo un attimo esagerando. Pronto? Sì, ciao. Sono Loredana. Ciao Loredana. Allora, io sono stata stimolata dalle considerazioni che ha fatto la dottoressa e anche da quelle vostre. Allora, mi sembra di capire che lei dica che considera, diciamo, la vita inizia, non si sa bene quando, dal punto di vista embrionale,
dal momento che l'embrione, essendo dipendente da un altro organismo, alla madre in questo caso, dell'impianto in utero, non si sa bene quando considerarlo vita a sé stante, diciamo, no? Però in questo modo mi risulta difficile dire, nominare come vita anche la vita di un virus, dal momento che il virus deve parassitare necessariamente un'altra cellula per poter esistere, cioè non ha esistenza autonoma da un altro organismo, diciamo. E allora neanche il virus è vita. Loredana, però non confondiamo quella che è la visione religiosa, no? Della vita, la nostra relazione col mondo e come sono i movimenti della vita, i movimenti di espansione, con quella che è invece il concetto della vita sociale. Sì. Beh, capito? Due cose diverse. Sì, però allora mi pare che il paganesimo, eccetera, considera Dio, qualsiasi espressione di vita, certo, compreso il virus, certo. Ecco. Allora, l'ovocita l'ovulo fecondato è da vita o no? Ma è come il paganesimo, ti ricordo che considera anche che non tutte le persone trasformano la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, sì. Eppure sono vite, hanno avuto la loro occasione. E così vale per qualsiasi altra cosa, anche per un accoppiamento di spermatozoi e ovulo, hanno avuto la loro occasione, ma non era il momento. Ma chiediamoci una cosa, questa forma di vita nata dalla fusione di uno spermatozoi e una cellula uovo, sì, ma è un soggetto con dei diritti, è un soggetto giuridico, esatto. Possiamo metterlo sullo stesso piano di una persona, cioè ha eventualmente diritto a un risarcimento danni, a un'eredità, cioè questo ci dobbiamo chiedere. Infatti, possiamo metterlo sullo stesso piano di una persona, anche se è una forma di vita, un progetto di vita? Impotenza è tutto, cioè impotenza tutto si trasforma, no? Cioè impotenza anche l'erba che mangio diventa parte di me, sì. Però non posso considerarla una dal punto di vista giuridico. Ho capito. Cioè noi siamo esseri culturali e sociali, noi abbiamo una civiltà alle spalle, la nostra civiltà definisce qual è una persona. Cioè, nel senso che se parliamo come individui ma come comunità, noi abbiamo un concetto di persona. Vogliamo dire che per la legge italiana, finché un essere umano non viene al mondo, non viene partorito, non ha alcun diritto civile, insomma, non entra nell'asta. Allora, voglio dire una cosa, dal punto di vista giuridico una persona si considera, scusa Loredana, dal punto di vista giuridico una persona si considera nata nel momento in cui è nata, ha respirato. Se una persona non nasce e non respira è considerata nata morta. Cioè, però è fatto dalla civiltà, è fatto dalla cultura, cioè noi siamo arrivati dopo migliaia di anni con la nostra cultura a definire la persona in una certa maniera. Aspetta Francesco, dimmi. Tu sai l'esperienza che ho avuto io, che ti ho detto, no? Io sono un'infermiera, ho assistito per mia professione, voglio dire, a degli aborti spontanei, no? Nei primissimi mesi di gravidanza, proprio spontanei, cioè la gravidanza si interrompeva per fattori naturali, patologici ma naturali, diciamo, e veniva espulso il feto. Il feto a 3 mesi, che ho visto io, è stato espulso e aveva già le fattorie. Ma non era ancora una persona? Prego. Ha la forma di una persona, non è ancora una persona. Anche prima, se guardiamo un'ecografia in 14 settimane, c'è un esserino lungo 4 centimetri che comunque ha una testa. Sì, cioè, sì. No, ma cioè, io sono rimasta molto impressionata quella volta perché è stato espulso integro praticamente e aveva proprio, sembrava un bambolottino, proprio una robetta grande, pochi centimetri, no? Ed era già così. Sono rimasta molto impressionata da questa cosa. Allora, anche se giuridicamente, legalmente, tutte questi distinguo, non è ancora una persona, non ha respirato, dal punto di vista, che ne so, emotivo, non sì, ma l'emozione è individuale, è difficile, culturale, anche se quella, cioè la madre sì e quello no. La cosa che mi sento di dirle è che io rispetto assolutamente la sua opinione, cioè questa è la cosa importante, che tra di noi
Io rispetto quello che è il suo punto di vista, non lo condivido, perché questo vorrebbe anche dire di mettere in discussione la legge, però l'importante è che tra persone ci rispettiamo i rispettivi, insomma, abbiamo le proprie scelte, abbiamo le scelte, ma è un'impressione, e noi possiamo codificare emozionale educazionale che ha subito la signora. Cioè, in realtà lei ha visto qualcosa che si sarebbe costruito nel futuro, no? Ma questo avviene sempre, soltanto che non siamo abituati da Ferrari. Per esempio, le uova di storione vengono buttate in mare e la maggior parte muore. E gli uomini, può essere anche a loro, si buttano in mare e la maggior parte muore. Ma io non posso negare che quello che sta raccontando sia emozionante, cioè insomma lascia un segno. Allora, io prima parlavo dell'ecografia, ho visto quelle delle mie figlie pochissime settimane, cioè fa impressione, sì. Insomma, rifletti su quello che è la vita, sul significato, eccetera. Però sono sempre dell'idea che uno Stato si deve porre dei paletti, cioè deve decidere qual è il punto in cui una determinata cosa ha fine o ha inizio. Cioè, questo è assolutamente indispensabile, altrimenti se le cose non vengono in qualche modo, è difficile dire stabilite, normate, non mi piace, però bisogna fare delle scelte, cioè stabilire da quando parte, capito? Da quando, è un problema sempre individuale, è un problema, diciamo, filosofico. Lei è se diamo la stessa dignità al virus, signora, lei è un'infermiera. Mi sa dire quando un feto, a quanti mesi un feto partorito è in grado di sopravvivere? Diciamo intorno al sesto mese. Esatto, tra il quinto e il sesto mese. E prima, se nasce, non ha alcuna possibilità, il suo sistema nervoso non è completamente formato, i polmoni sono immaturi. Sì. È solamente tra il quinto e il sesto mese che un bambino nato prematuro può avere delle speranze di farcela, e prima no. Quindi già aver posto al terzo mese, per esempio, il limite per consentire l'aborto, credo che sia un termine di sicurezza abbastanza. Poi almeno sopravvive a questi mesi con forti aiuti esterni, non da solo. Sottoposto a respirazione forzata, rianimazione, sì, eccetera. Però diciamo è lì che c'è, sì, la speranza. Però da solo non ce la farebbe nessun caso. Comunque non è una questione, io non sono provocatoria. No, ma io ho capito qual è lo spirito. Su quanto avete detto, non è che non sono da... Sì, è un problema, hai capito? Sì, sì, ho capito lo spirito delle sue osservazioni, che rispetto assolutamente. Comunque, il punto di vista religioso è una cosa, il punto di vista sociale riflette sempre il punto di vista religioso. Però non dimentichiamoci mai che la morte del corpo fisico non sempre coincide con la nascita del corpo luminoso. Abbiamo avuto la nostra occasione, se l'abbiamo buttata via sono affari nostri. È così quello che viene partorito, è così i nostri amici andando per strada. Ognuno ha la sua occasione e bisogna afferrarla se ci si riesce, e quando viene afferrata sarà afferrata qualcun altro, insomma. Va bene. Ciao. Sì, anche perché non possiamo pretendere di imporre le nostre sensazioni agli altri con legge. Questa è la cosa più importante. Cioè, il problema della legge è proprio questo, che impone le convinzioni di alcuni su degli altri. Cioè, se io non lo considero vita umana, perché mi devi imporre di considerarla vita umana? No, ma perché se ragioniamo in questo modo, allora anche l'ovulo è una vita umana, sì, anche lo spermatozoo. No. La lotta contro, ad esempio, la masturbazione fatta dai cattolici. Voleva arrivare lì. Comunque, quello che io voglio sottolineare è questo, no? È vero che come pagani per noi tutto è sacro, tutto è vivente, tutto è cosciente, tutto è consapevolezza. Però sul fatto che noi sappiamo che tutto è cosciente, tutto è consapevolezza, non è che su questo ci caliamo la morale cattolica. Cioè, non è che andiamo a dire dal momento che tutto è cosciente, tutto è consapevole, allora non bisogna toccare niente, esatto, perché altrimenti... No, io so che l'albero ha una sua coscienza, ma se devo far legna lo taglio. Cioè, non è che non esiste un rapporto fra me e l'albero, ma i rapporti sono i rapporti di vita, non sono rapporti di sottomissione o rapporti di non relazione. Se la relazione è quella di tagliare l'albero, l'albero lo taglio. Ciò non significa che taglio un pezzo di legno, taglio chiaramente una coscienza, di questo ne sono consapevole. Per cui non calo nel paganesimo quello che è
Ma di questo non faremo certo una legge, cioè nel senso, esatto, per noi gli abiti sono le ninfe, ma se uno non pensa che non sia la ninfa, va bene. La signora faceva l'esempio del virus, no? Che secondo me invece, contrariamente a quello che pareva sostenere lei, è abbastanza calzante, perché il virus effettivamente, se non trova cellule adatte ad essere colonizzate, non si perpetua più. Infatti il vaiolo è sparito proprio vaccinando tutta la popolazione e impedendo al virus di trovare delle cellule che fossero adatte a riprodursi. Quindi voglio dire, il virus è proprio l'esempio di un essere vivente che, se non trova substrato per riprodursi, sì, ma sparisce. È lo stesso esempio che possiamo fare se sparisce l'atmosfera terrestre. Questi virus a due gambe proprio spariscono. Esatto. Cioè non c'è. Cioè è tutto molto aleatorio. Esatto, se cominciamo a fare ragionamenti di questo tipo, non sappiamo veramente dove andiamo. Pronto? Ciao, sono Marta. Ciao Marta. Ciao. Una domanda, se possibile. Allora, un donatore può donare più volte o solo una volta? Donatore di cosa? Sperma. Di sperma. È l'unico dubbio che ho, perché sarà anche molto molto improbabile. Però, insomma, potrei essere che anche un fratello e una sorella dopo. Questo è l'unico dubbio che ho. Beh, dal punto di vista, diciamo, della genetica, il fatto di questi incroci è abbastanza difficile, insomma. Certo, certo. Poi anche per portare alterazioni, se tu consideri che i donatori sono altamente selezionati, non subentra questo problema, cioè subentra se fosse ripetuta anche tutte le popolazioni che si sposano fra di loro, che hanno un, diciamo, un clan chiuso. Ora che si stratificano delle malformazioni, servono migliaia di generazioni e che non ci sia nessuna intromissione nel loro campo genetico, perciò è un problema secondario questo, cioè nel senso che lo trovo abbastanza arduo, insomma. Cioè finché non c'è un campo genetico che si continua a mescolare ed è sempre quello, i problemi non si pongono. Ok, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Che poi non è il problema della legge, insomma, questo. No, infatti, perché questa eventualmente è una cosa che si può anche normare, cioè si può essere favorevoli alla fecondazione eterologa e decidere anche di normare questo aspetto. Sì. E se effettivamente diventasse un problema, decidere che un donatore non può effettuare questo tipo di donazione al di là di un tot di volte. Esatto. Cioè è una cosa che questa sì che si può ragionevolmente normare senza creare particolari tipi, certo, di problemi. Sì, ma che poi dal punto di vista di quello che conosciamo dalle nostre esperienze, cioè per avere delle alterazioni del campo genetico dovremmo avere migliaia di generazioni e completamente chiuse, cosa che nella nostra società questo non avviene più, insomma, cioè ormai non siamo mica possibile. Infatti adesso abbiamo uno spostamento di popolazioni, sì, ma... di persone che per fortuna abbiamo hanno fatto degli studi sulla genetica, sull'importanza della modificazione genetica derivato dallo sviluppo della bicicletta, perché dicevano, non so se lo sai, hanno fatto lo studio, dicevo, perché una volta se si spostavano solo a piedi potremmo trovare donne o mariti entro un certo numero di chilometri, con la bicicletta il raggio si è allargato e di conseguenza si è maggiormente mescolato, col discorso della moto ancora di più, con delle auto ancora di più, hanno fatto gli studi scientifici, questo qua. Noi siamo una società della comunicazione, ma questo problema non si può, non siamo una vallata chiusa in cui non arriva nessuno e rimaniamo lì per mille anni, insomma. Cioè. Come succedeva effettivamente una volta, quando all'interno di un paese gli incroci erano... O all'interno dei clan, delle famiglie, delle tribù, ma insomma noi non siamo una condizione di tribù, insomma. O siamo una tribù talmente grande che non, che non crea problemi. Ripeto che questa sì è una cosa sulla quale eventualmente si potrebbero mettere... Sì, ma esistono delle necessità di costruire delle norme qualora i problemi si presentano, ma costruire la norma non significa distruggere la libertà della persona, impedire a qualcuno, esatto, di fare qualcosa, esatto, cioè la norma deve servire per costruire il benessere, cioè deve essere funzionale al benessere, e la norma ha valore finché è necessaria la norma. Quindi io posso impedire ad un donatore di fare un business di questa cosa, perché in fin dei conti lo fa spesso, però non posso vietare ad una coppia, ad una donna che desidera legittimamente avere dei figli di farlo, dicendo sì, la medicina te lo consente, ma io non voglio che tu faccia, ma perché non mi piace. Ma anche dal punto di vista economico hanno arricchito molti ospedali all'estero. Esatto, soprattutto poi è stupido, oltretutto.
Veramente sì, ma poi tra l'altro c'è sempre il problema che cioè, se uno non lo vuole fare non lo fa, non ricorre a questi sistemi, cioè nel senso che il problema è sempre quello che noi dobbiamo pensare che la regola può valere per noi, ma non possiamo pretendere che i nostri gusti diventino legge. Non so se leggendo la legge l'avete notato, la legge è abbastanza ipocrita da questo punto di vista, perché in 2-3 punti dice: qualora qualcuno avesse usufruito delle tecniche di fecondazione eterologa pur vietato dall'articolo, cioè norma cosa succede a chi ha eventualmente avuto accesso a queste tecniche. Quindi la legge sa già, probabilmente il legislatore sa già che c'è qualcuno che si rivolgerà all'estero, che c'è qualcuno che... Allora prevede l'ammenda per chi ha... Cioè, è veramente ipocrita nel suo stesso. Ma sai, giustamente un avvocato ha sollevato che questa legge è un passo avanti per cercare di poi di condannare addirittura l'adulterio. Perché sì, perché diceva che la fondazione eterologa è una forma di adulterio virtuale. Di questo passo la Chiesa Cattolica... Dimmi tutto. Niente, volevo dire che purtroppo questa fecondazione è un calvario, ragazzi. Sì? Sì, perché mia figlia l'ha fatta 4-5 volte, ma adesso è ridotta che è una strassa. Sì. Una strassa, perché praticamente adesso non ha neanche quasi più misturazione e ha 37 anni. È rovinata, insomma. Come? È rovinata. No, credo... praticamente sì. Credo che sia importante la testimonianza di questa signora, perché ci fa capire che anche decidere di intraprendere questo percorso, come dicevo prima, non è una cosa che si fa alla leggera, perché queste tecniche hanno anche una bassa percentuale di riuscita. Purtroppo. Ecco, quindi lei, signora, giustamente dice è un percorso non facile. Certo. Che lascia anche degli effetti collaterali, mi pare di aver capito. Ma certo. Certo, perché guarda, ha passato dei periodi tremendi, tremendi, per riuscire a non aver niente, perché purtroppo non ha avuto niente, perché ogni volta andava a monte tutto. Perché purtroppo la percentuale di successo è comunque molto bassa. Cosa vuoi fare? Lei andava a Pordenone, in una clinica a Pordenone, a pagamento, certo. Che ben si sa. E dopo l'intervento doveva rimanere a letto e dopo tutta quanta altra serie di esami e via di seguito, guarda, un'altra fila tremenda e tutto quello che ha patito lei e io contemporaneamente che sono sua madre. Ah, io. Dopo ne patisce tutto l'ambiente, ma no? Tutti. E adesso appunto è ridotta così. Beh, che cosa pensa di fare? Ci riproverà o no? No. Ha deciso proprio di no. Di lasciar perdere. Basta. Anche perché dopo tutta questa prassi che ha svolto, dopo 10 anni che era col suo compagno, 8 di convivenza, 2 di matrimonio, lui l'ha mollata e bella che è finita. Ok ragazzi. Grazie a te. Ciao cari. Auguri. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Beh, logicamente dimostra, cioè, che le persone hanno il diritto di ricorrere a queste cose, però se la legge impone l'impianto, si troverà un figlio non desiderato. Io darei una lettura un po' mia personale, per cui riguarda un passo evangelico, no? Quella del giovinetto che fugge. Lasciamo perdere oggi, dai. Ma ti spiego perché. No, Francesco, dai. Francesco, non è il giorno, dai, perché abbiamo un ospite. Va bene. Perché alcuni ascoltatori stanno stonando certe volte. Sì, stiamo parlando di una cosa abbastanza precisa oggi e lasciamo i microfoni a Paolo il più possibile, che continui a illustrare anche le modalità del comitato, per esempio, cosa fa sto comitato, come si muove. Vuoi parlare dell'evento del 13? Prima della fine della trasmissione volevo anche lanciare questo, che è il primo evento che organizziamo da qui alla data del referendum. Non prendo più telefonate adesso, fino allora, alla fine. Allora,